Ancora allerta meteo per domani, attesi venti di burrasca. Con il maltempo danni anche negli allevamenti, costi più alti e minore produzione di latte. La Puglia tra le regioni più colpite dagli allagamenti, dice Legambiente in un rapporto. Bari, seconda città in Italia per danni da piogge intense. Uno degli effetti più evidenti del cambiamento climatico sono le alluvioni. Sempre più spesso colpiscono territori fragili e impreparati. La Puglia è tra le regioni che soffrono più di allagamenti causati da piogge intense, secondo un rapporto diffuso da Legambiente. Claudia Bruno. Un paese sempre più soggetto ad alluvioni e allagamenti e la Puglia non fa eccezione. A evidenziarlo il rapporto Città Clima 2023 di Legambiente, che ha registrato in tutta Italia negli ultimi 14 anni quasi 700 allagamenti e più di 160 esondazioni fluviali. La nostra regione è quinta per allagamenti da piogge intense insieme alla Campania, con quasi 50 eventi registrati. Tra le città più a rischio, Bari, seconda a livello nazionale con 21 episodi, una fragilità legata a diversi fattori. All'aumento delle frequenze delle piogge intense legate alla crisi climatica in atto a livello globale, in particolare nel Mediterraneo, ma sono anche legate all'aumento delle superfici impermeabili a seguito del consumo di suolo e all'assenza di infrastrutture che possano allontanare le acque di pioggia e a una carente manutenzione delle infrastrutture già esistenti, delle fogne bianche già esistenti. Nella nostra regione, soprattutto nelle zone delle Lame e delle Gravine, è alto il rischio di alluvioni. Ci sono dei corsi d'acqua episodici, che sono le Lame, le Gravine, nell'arco ionico tarantino, le Lame nella zona del Barese e i torrenti del Gargano. In questi corsi d'acqua non c'è acqua durante tutto l'anno e anche per molti anni consecutivi, ma può capitare che possono essere interessati da violente precipitazioni. L'ultimo esempio grave è accaduto nell'arco ionico a Ginosa nel 2013, che ha anche causato dei morti. Anche la città di Bari nel 2005 è stata interessata da una violenta alluvione che anche in quel caso ha causato degli eventi fuosi.